Ciao ragazze e ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Io sono Francesca Giagnori di everydaycoffee.it e ho in testa un bellissimo turbante che in realtà nasconde una bellissima sorpresa. Una bellissima sorpresa perché ho conosciuto una nuova ditta di prodotti per capelli super mega personalizzati. Io l'ho già provati e non vedo l'ora di farvi vedere il risultato finale, di cui sono veramente contentissima. Questi prodotti li sto provando già da 2 settimane e anche per vedere appunto se funzionavano bene per i miei capelli, se avevano qualche piccolo difettuccio, se avevano bisogno di essere migliorati o se avevo bisogno io di capire ancora più approfonditamente questi prodottini che ho conosciuto. Ma prima di entrare nel vivo, nella parte succosa di questo video, vi invito a iscrivervi al mio canale e a seguirmi su tutti i social, in particolare Instagram, dove condivido un sacco di fotografie con consigli fotografici. Quindi non vi perdete le prossime uscite perché potrebbero essere veramente di aiuto per voi o comunque per le vostre fotografie. Veniamo subito all'argomento principale di questo video, cioè questi nuovi prodotti che ho conosciuto online. Allora, innanzitutto ho conosciuto Shampora grazie a delle Facebook ads. Insomma, vado a vedere quello che è, quello che non è, incuriosita appunto da questa Facebook ads, voglio capire che cos'è questo Shampora, perché vedevo tutti i shampoo, balsami, leave-in, conditioner, quella cosa, quell'altra. Ho detto, boh, vediamo un attimino che cos'è. Io sono sempre attenta ai prodotti per capelli perché sono affezionatissima alla mia chioma, ho fatto 1500 colori in testa e mi diverto tantissimo con i miei capelli, quindi la possibilità di provare qualcosa di nuovo mi stuzzica molto. Appunto, è successa la stessa cosa con Shampora. Allora, Shampora fin da subito mi aveva, come dire, conquistato perché su questo sito è possibile realizzare dei prodotti per capelli in base alle nostre esigenze, quindi non c'è bisogno di andare a comprare 18.570 prodotti per ottenere il risultato che vogliamo, ma basta flaggare all'interno del sito alcuni criteri che vogliamo. Ad esempio, i nostri capelli sono colorati, quindi vogliamo mantenere il colore, oppure i nostri capelli sono mossi ricci e vogliamo definire ancora di più quel riccio, viceversa i nostri capelli sono liscissimi e vogliamo avere del volume. Quindi Shampora ci mette a disposizione vari form a cui rispondere per andare a realizzare quelli che poi sono i nostri prodotti. Molto molto carino, e ora ve lo faccio vedere. Allora, innanzitutto il pacchetto arriva in questa maniera, con le varie descrizioni che poi andiamo a leggere e poi con 2, 3, 14 prodotti che scegliete voi. Innanzitutto ogni flacone, che sia di shampoo, di leave-in, di conditioner, arriva con il vostro nome inciso sopra. La prima cosa che Shampora vi chiederà sarà infatti il vostro nome, che verrà scritto con un bellissimo carattere. Sono molto affezionata all'hand lettering, quindi appena ho visto i packaging così minimal con il dettaglio hand lettering, cioè mi è bastato quello per aver voglia di andarli a comprare, quindi fantastici, fantastici veramente. Andiamo però a vedere per benino che cosa possiamo chiedere a Shampora e ai prodotti di Shampora. Allora, ho descritto i miei capelli sono ricci, medi, non troppo lunghi, non ce l'ho lunghi fino ai fianchi, e colorati. Ho fatto il colore già da un sacco di anni, quindi ho bisogno che il colore comunque sia venga mantenuto nel tempo, perché nonostante tutto il colore riesce quasi a durarmi un mese e mezzo. Tuttavia, arrivata al mese e mezzo, vedo che il rosso è diventato un arancione pagliarino, quindi c'è qualcosa che il rosso scarica, quindi c'è poco da fare. I miei obiettivi, questo è fondamentale, i miei obiettivi sono lucentezza, morbidezza, ricci ben definiti, protezione colore e idratazione. Io molto spesso, provando anche vari prodotti, io ne ho provati veramente tantissimi nella mia vita, ho provato veramente un sacco di prodotti per capelli e ho incontrato prodotti molto validi e prodotti che per i miei capelli non erano troppo giusti, o me li lasciavano troppo secchi, quindi sì, ok, mi definivano il riccio, però alla fin fine mi venivano tipo dei rasta, oppure li andava a appiattire, quindi eliminava quei ricci naturali che ho io e perdevo totalmente
totalmente di volume, quindi io volevo un prodotto che mi desse definizione, lucentezza, morbidezza, perché non voglio i rasta soprattutto, e che avesse un profumo di cocco e vaniglia, che proprio che la doccia, il lavaggio della testa fosse veramente una coccola. Una cosa molto carina che dà la possibilità di fare Shampora è appunto quello di scegliere la propria fragranza dei prodotti che andiamo a realizzare. Io ovviamente ho scelto cocco e vaniglia, però ci sono anche altre fragranze floreali oppure esperidate come al bergamotto e al limone, se non vado errata. I vari prodotti di Shampora devono essere utilizzati entro i 6 mesi dall'apertura di ciascuno di questi, anche perché sono realizzati con ingredienti naturali. E una cosa molto carina per chi sta attento alla sostenibilità anche dei propri prodotti beauty, e ciascuna bottiglia è stata realizzata con materiali riciclati e verrà a sua volta riciclata, quindi questa qui è una cosa molto importante, anche perché ci dà un certo qual senso di sicurezza per quanto riguarda l'ambiente dove viviamo, quindi questa cosa è molto importante. E se siete ovviamente attenti anche al fattore ambientale, all'impatto ambientale che i prodotti beauty che andate a scegliere hanno, Shampora è una validissima alternativa per tutto il resto del comparto beauty, quindi segnatevelo. Ciascun prodotto inoltre non ha né parabeni né siliconi, è cruelty free e 100% riciclabile. Ma andiamo per benino a vedere le varie caratteristiche dei... miei prodotti. Allora, lo shampoo insieme al leave-in è uno dei prodotti la cui profumazione è molto molto forte, è veramente una coccola stare sotto la doccia con lo shampoo in testa. È molto cremoso, non lascia i capelli secchi e li va già un pochettino a districare. L'azione districante però la dà sicuramente il balsamo. Il balsamo va tenuto in posa almeno 3 minuti, ma io consiglio anche 4-5 minuti per far sì che il nutrimento penetri bene all'interno dei capelli e lascia una testa veramente ultra ultra morbida. Dopo aver poi tamponato i capelli uscita dalla doccia, lasciati un pochettino asciugare all'aria, ovviamente in inverno non si può far troppo, per così dire, ho applicato il leave-in, che come vi dicevo prima, insieme allo shampoo, è una delle cose più profumate del mondo. Se il conditioner non era riuscito a districare quei nodi che erano presenti, io ho veramente dei capelli riccissimi, quindi ci sta che qualche nodino rimanga dopo ho applicato anche il conditioner, è estremamente normale, li va completamente a sciogliere. Il profumo inoltre, soprattutto durante l'asciugatura, è veramente inebriante. E adesso vi voglio davvero far vedere il risultato finale dopo un'asciugatura con il diffusore. E tada! Ecco qui i capelli completamente asciutti. Allora, come potete vedere già da così, a parte la ricrescita che purtroppo c'è, il risultato è veramente fantastico, perché comunque sia i ricci sono definiti, si vedono bene, ho una bella chioma. Fra pochino, fra l'altro, andrò a letto e sono veramente sicura che domattina mi sveglierò con i capelli con cui sono andata a letto, senza trovarmi una chioma da leone. E non soltanto profumano, ma sono lucenti, i ricci sono definiti, i capelli sono estremamente morbidi, cosa che per ottenere questo risultato mi dovevo mettere l'olio e mi dovevo fare la maschera almeno 3 ore prima, perché se no mi sarebbero venuti secchi, e dovevo mettere necessariamente il balsamo sopra 10 minuti e dovevo far asciugare il pochettino all'aria e poi concludere l'asciugatura con il diffusore. One eternity later. Cioè, per averli così era veramente una fatica prima. Adesso con questi prodottini di Shampora sono sicura che anche se ho 10 minuti a disposizione, mi devo fare la doccia, lavare la testa, in men che non si dica, avrò un'asciugatura senz'altro più bella, con i ricci definiti, con la chioma estremamente luminosa. Quindi io sono veramente contentissima, non mollerò mai più Shampora, perché veramente
già giusto per il packaging e per il concetto che c'è dietro a questi prodottini, ma anche per l'effetto che portano, non posso lasciare dei prodotti del genere. Ormai mi sono affezionata e sono veramente, veramente contentissima del risultato. Come vi dicevo, i prodotti di Shampora sono prodotti personalizzati, quindi non vanno soltanto bene a chi ha capelli ricci, ma vanno bene anche a chi ha capelli lisci, capelli corti, capelli colorati, capelli decolorati. Quindi se siete curiosi di provare questi prodotti, io vi lascio il mio codice sconto qua sotto in sovrimpressione e anche all'interno dell'info box, in maniera tale che ce l'avete sempre disponibile. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai provato Shampora e se l'avete provato come vi siete trovate, perché io mi sono trovata veramente benissimo e spero che anche la vostra opinione sia positiva quanto la mia. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Non vi dimenticate di seguirmi sui social, in particolare Instagram. Ragazzuole, un altro bacio e al prossimo video. Appunto, tanto ci vediamo domani con un video di viaggio. Ciao!